È partito lunedì 22 novembre il terzo ciclo vaccinale per la terza dose del vaccino anti-Covid. Questo è il centro vaccinale del quartiere Bolzano a Brindisi. C'è tantissima gente in fila in attesa di ricevere e di effettuare questo richiamo. Molti dicono senza timore. Dal lunedì 22 a mercoledì 24, l'80% delle vaccinazioni effettuate a Brindisi e provincia sono relative alle terze dosi, ma c'è anche chi ci ripensa o ci pensa bene e si sottopone alla sua prima dose, come sottolinea il dottor Stefano Termite, dirigente del Dipartimento di Prevenzione ed Epidemiologia dell'Ospedale Perrino di Brindisi. Contro ogni aspettativa c'è un grande interesse, soprattutto degli operatori del mondo della scuola. E gli operatori delle forze di polizia stanno venendo in massa. Questa modalità dell'accesso libero con i tempi che ognuno si detta da solo funziona bene. Da lunedì arriveremo intorno a 5.000 dosi. L'80% sono terze dosi, però ci sono anche prime e seconde dosi. E poi, chi si sta sottoponendo in fila ordinatamente alla terza dose, spiega il perché. È pronto per ricevere la terza dose. La terza dose. Un po' l'attesa, però pazienza. Non ho avuto nessunissimo problema. E anche con la terza non dovrei avere nessun problema. Con tranquillità, lo facciamo per dovere, anche per una questione che sarà positiva per tutti. Con grande consapevolezza e senso civico, lo sto facendo volentieri. Mi auguro che in questa terza dose vada tutto bene. Grande soddisfazione, mi sento fortunata di poterlo fare. Chi è ancora restio? Sono degli incoscienti e non sanno valutare bene. Senza dimora.